Salve a tutti ragazzi, benvenuti ma soprattutto bentornati su Fasi Channel. In questo video vi parlerò della TV della Samsung che adesso non vedete perché è troppo bassa nell'inquadratura, ma ve la faccio vedere tra poco e farò un breve unboxing di questi pacchi che sono arrivati. Adesso lo facciamo rapidamente, vediamo cosa c'è all'interno e poi passiamo subito alla TV. Però prima, sigla! Allora ragazzi, questo sarà un unboxing abbastanza rapido perché l'oggetto di questo video è principalmente il TV della Samsung. Ok, qui all'interno abbiamo due articoli da giardinaggio. Il primo è questo della Gruntec, che è una cesoia, dovrebbe funzionare molto bene e tagliare dei rami anche abbastanza larghi. Poi magari faremo un video dedicato se vi interessa. Quest'altro invece è un temporizzatore per l'irrigazione automatica. Ok, c'è la possibilità di impostare il timer e ha un ingresso e un'uscita per far confluire l'acqua e rilasciarla quando ce n'è la necessità. Ci sono anche questi due, un adattatore e un filtro. Pacchetto piccolino ma pesante, speriamo di non aver tagliato il contenuto. Ah, ecco, questo è lo sciroppo d'ale, o in realtà è proprio dell'aloe vera, è un integratore di puro succo di aloe vera. Allora, questo va assunto prima dei pasti e può essere sia diluito sia preso così interamente, e prima di essere ingerito bisogna agitarlo, questo dicono le informazioni qui. Ragazzi, io vi ricordo che se non siete iscritti vi conviene iscrivervi per non perdervi tutti i prossimi video. Questo qui è un metro laser che emette un raggio laser e ci dice la distanza dal punto in cui siamo al punto in cui vogliamo arrivare. Poi magari lo proviamo, c'è anche una mini livella qui a bolla, molto interessante, e magari lo proviamo e se vi interessa magari ci facciamo un video dedicato, lasciatemelo sotto nei commenti. In tutti i casi vi lascio anche il link in descrizione qualora vi dovesse interessare. Ah, ok, allora qui abbiamo... Ah, fantastico ragazzi, questo qui non so se sapete che cos'è, ultimamente si vede parecchio in giro su Amazon, è uno sterilizzatore per oggetti con la luce UV a LED. Funzionerà o non funzionerà non lo so, lo proverò e poi ve lo farò sapere, magari anche su Instagram o su Telegram. Seguitemi perché vi lascio anche giù tutti i miei indirizzi dei miei social, così magari restate sempre aggiornati. Questo invece è un tagliere, anche detto forse mandolina se non ricordo male, e serve per è un'affettatrice. Si vi faccio vedere, si praticamente si poggiano su questa base. Sono un sacco di accessori, un sacco di tipologie di lame differenti e niente, vi faccio vedere le illustrazioni. Si poggiano, si poggia il cibo sopra e strusciandolo diciamo su questa, su queste lame, viene via il cibo tagliato in maniera più particolare, sminuzzata o a listelli o a fettine, quindi è molto utile in cucina. Questo in realtà l'ho preso per mia madre che aveva perso questo, già ce l'aveva, però aveva perso questa cosa qua e puntualmente quando faceva l'operazione di taglio ci lasciava parti dei polpastrelli, e quindi ho preferito preservare la sua salute e prenderle questa. Se vi interessa, link in descrizione. Ma ragazzi, adesso arriva il bello. Allora, voglio far vedere questa confezione esterna che già da sola fa capire che si tratta di un prodotto sicuramente particolare e diverso rispetto al solito, perché è il The Frame, è la TV della Samsung abbastanza innovativa che assume le sembianze di un quadro, cambia le immagini a seconda
di quelle che impostiamo e quindi si mimetizza totalmente nell'arredamento della casa. E come potete vedere, già anche le varie informazioni in merito alla TV sono menzionate sulla confezione in maniera del tutto originale. Vedete come vengono menzionate tutte le caratteristiche, tra cui la One Connect, il telecomando, la semplicità di installazione con la piastra singola già inclusa in confezione, One Invisible Connection, che poi vediamo cos'è. Guardate, anche è rappresentata anche da quel filo, perché infatti dalla TV verrà via un solo filo che poi andrà a collegarsi ad un'unica base nella quale vi sono poi tutti i collegamenti, i vari collegamenti HDMI e cose del genere. C'è la possibilità di cambiare le cornici e c'è la possibilità poi di scaricare e aggiornare nelle varie immagini. Davvero una TV particolare, per questo ho deciso di portarvela sul canale. In realtà la dovrei anche installare qui su, però per il momento cominciamo a vedere cosa c'è all'interno della confezione e poi proseguiamo con l'installazione e il montaggio. Allora ragazzi, dovete sapere innanzitutto che questa TV costerebbe sui 900 euro, ma grazie ad un'offerta trovata sul mio canale Telegram di sconti è stata pagata 400 euro. Quindi allora, questa è la One Connect di cui vi parlavo e dovrebbe essere la basetta dove potete attaccare i vari ingressi HDMI, l'antenna della TV e tutti gli altri collegamenti classici, tra cui anche l'alimentazione. E da sola dovrebbe portare tutte le connessioni alla TV grazie a un sottilissimo e piccolo cavo trasparente, ed è una opzione che adesso quasi tutti i TV Samsung stanno comunque adottando. Eccola qui. Da dietro c'è l'ingresso per l'alimentazione, qui abbiamo l'ingresso per l'antenna satellitare e antenna TV. Common interface, questo dovrebbe essere lo spazio per un eventuale card a pagamento. Ingresso ottico, ingresso LAN, abbiamo 4 ingressi HDMI e la connessione della One Connect. Un cavo che assomiglia molto al DisplayPort, però ovviamente ha molti più pin e quindi porterà molti più dati. Piedini, perché la TV ovviamente, oltre a poter essere appesa come un quadro, può essere anche utilizzata come una TV normale e quindi appoggiata sui piedini, cosa che magari adesso in maniera provvisoria faremo in modo da poterla configurare prima di appenderla. Manuale d'uso, all'ingresso all'interno abbiamo, allora ecco, questo è il cavo di connessione, quello della One Connect. Simpatica questo posizionamento di tutti gli oggetti, carino, con la zona per la navigazione, il microfono, molto interessante l'accesso diretto a applicazioni come Netflix, Prime Video e Rakuten TV. All'interno qua cosa abbiamo? Ah, questo è il mount, quindi la staffa per attaccare la TV al muro. Allora ragazzi, questo è il retro della TV e la prima cosa che mi balza all'occhio è quindi questa, che è la connessione. Il filo passa per di qui, questo qui è il cavetto, come vedete non è particolarmente largo e pensate che tutti i dati passano attraverso questo piccolo cavo, quindi davvero molto interessante ed innovativo. L'altra estremità, questa, va attaccata qui dove c'è scritto One Connect.
Allora, l'installazione è stata davvero semplice, mi è bastato seguire le informazioni ricevute dall'applicazione SmartThings di Samsung, però in realtà anche se non l'avete potete comunque ovviamente utilizzare il TV in tutte le sue funzioni. Allora ragazzi, questo è il risultato dopo averlo installato. Stavo guardando il telecomando e ho notato nell'utilizzarlo, quindi nella prima impressione, che nonostante sia molto minimal non è particolarmente intuitivo. Magari una persona non molto smart addicted avrebbe problemi ad utilizzarlo, comunque ad abituarsi a quello che è questo design troppo, anche secondo me, minimal, perché alcune cose sono un po' macchinose secondo me, cioè nel senso avrei preferito un telecomando anche più grande, anche il classico Samsung, anche con i numeri o con qualche altro tasto in più per sfruttare al meglio quelle che sono le funzioni della TV, magari la possibilità di switchare più velocemente tra una risorsa e l'altra, quindi da andare dall'HDMI a quella che è la TV, a quello che è il D-Frame, e farlo molto più istantaneamente. E vi vediamo infatti già stesso il pulsantino del volume, se premuto attiva e disattiva il suono, e invece per aumentare abbassare il volume bisogna switchare verso l'alto e verso il basso. La stessa cosa avviene ovviamente per cambiare i canali, ma adesso vi faccio vedere il menu come viene impostato. Abbiamo qui una serie di film a pagamento e non, per quelli che sono i vari servizi di streaming come Netflix, Prime Video, Chili TV, Samsung TV Plus. E lo stesso telecomando infatti riporta qui degli accessi diretti a Netflix, Prime Video e a Rakuten TV. Rakuten TV che ho avuto modo di constatare che ha comunque dei contenuti in lingua italiana. Bisogna navigare quindi in questa barra in basso dove c'è la possibilità di selezionare i vari ingressi. Per esempio questo è Sky, l'ho dovuto configurare subito perché all'atto della prima installazione mi chiedeva cosa ci fosse nell'ingresso HDMI 1 e io gli ho detto Sky, quindi lui si è configurato in automatico con Sky. Questa integrazione è stata sicuramente un passo in avanti, però al tempo stesso secondo me è una lama a doppio taglio, perché con lo stesso telecomando io gestisco sia la TV che il decoder Sky, però non ho la possibilità di scindere le due cose. Poi abbiamo le varie applicazioni, ovviamente sono scaricabili, c'è anche YouTube, quindi potete vedere anche Fuzzy Channel, magari tenerlo in casa sempre a disposizione. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Quindi qua abbiamo le varie sorgenti, ok? Quindi Sky Italia, il modem TIM, che è il modem che, con il quale è stata effettuata la connessione della rete, e poi magari se abbiamo il NAS, se abbiamo una presa USB attaccata, una chiavetta, possiamo vedere le varie nostre cose. Vediamo qui nelle varie impostazioni, abbiamo il manuale elettronico, questa modalità intelligente che si può attivare e disattivare ed ha un'impostazione automatica della luminosità, quindi a seconda di quella che è la luminosità dell'ambiente varierà l'intensità dell'illuminazione del monitor. Sicuramente la tavolozza dei colori comunque è al 100% del volume secondo gli standard del TCI P3, però ovviamente non stiamo parlando proprio del top di gamma, perché i modelli superiori o quelli destinati ad un utente più esperto tra virgolette potrà sicuramente apprezzarlo maggiormente, però in altri modelli, non proprio in questo. Questo sicuramente è un ottimo pannello, come ho detto, con Quantum Dot 4K HDR, quindi al di là di tutto i colori sono ben definiti. Vi stavo facendo vedere nelle impostazioni la tipologia di immagine che io a prescindere comunque preferisco sempre la versione dinamica, perché è un po' più ricca di colori. Abbiamo un'amplificazione della modalità del suono, perché essendo comunque attaccata alla parete, non in questo caso, però in generale questa è studiata per essere attaccata alla parete, e un'amplificazione dell'audio è sicuramente ottimale. L'altoparlante di uscita dalla TV qualora volessimo decidere di attaccare un ingresso ottico al case della One Connect. Poi abbiamo i sottotitoli, la tipologia di lingua, la connessione alla rete, la tipologia di impostazione del monitor,
di toni dei colori standard o freddi. Abbiamo l'Auto Motion Plus, che è una funzione che praticamente ci consente di tenere ovviamente il televisore sempre acceso, perché questo è concepito come un quadro, quindi è una cosa che deve essere sempre accesa, un po' quasi come una cornice digitale. Però dov'è la differenza? Proprio grazie a questi sensori, Auto Motion Plus e il sensore di luminosità, il sensore di movimento e il sensore audio, avrà la possibilità di interfacciarsi con l'ambiente e quindi percepire se nella stanza ci sono persone, se c'è stato un attraversamento, e quindi si riattiva. Nel momento in cui quindi non siamo in casa e lui non percepisce rumori, movimenti e illuminazione, si andrà a spegnere in modo tale da favorire un risparmio energetico. Ovviamente più o meno, essendo quindi comunque un pannello a LED, rientra sempre nella classe energetica A. Però visto che, a differenza ovviamente di altri televisori, sta sempre acceso sostanzialmente, il consumo equivale a quello di una classica lampadina a incandescenza, che ormai non ci sono più, però più o meno per capire quelli che sono i termini di consumo. Ottimizzazione del contrasto alto, io ce l'ho su alto, formato Dolby Digital e niente. Poi gestione dei dispositivi, quindi se vogliamo collegare uno smartphone attraverso l'applicazione magari SmartThings, oppure fare uno screen mirroring magari. Allora, la cosa fondamentale è che veniamo a quello che è il succo della situazione, perché c'è da dire qualcosa riguardo quella che è la sua peculiarità, ovvero la modalità The Frame. Come potete vedere, qui ci sono 3 mesi gratuiti come coupon. Che cosa significa? Che per 3 mesi possiamo usufruire gratuitamente di quella che è l'offerta di Samsung di poter visionare i quadri di diversi variati musei, in quanto Samsung ovviamente ha stretto degli accordi con dei musei per avere la licenza di visionare le opere esposte. Ovviamente la qualità delle immagini è assolutamente molto realistica, quindi ci sembrerà addirittura di vedere la pennellata in maniera assolutamente accurata. E sicuramente da questo punto di vista vale la pena averlo. Ci sono alcune immagini gratuite delle quali possiamo usufruire e tenere di default sempre, e quindi anche se non vogliamo pagare l'abbonamento ce ne saranno alcune gratuite. Adesso qual è il problema? Che quelle gratuite sono circa 10, magari ve le faccio anche vedere quali sono. Però il problema è un altro, perché questa cosa qua non è particolarmente pubblicizzata, cioè nel senso che chi va ad acquistare un televisore del genere magari non sa di questa cosa, ma ovviamente c'è la possibilità di acquistare anche le singole opere. Per esempio, se a me piace questo tipo di opera, vedete qui c'è una barra in caricamento, che praticamente questa è un'immagine che possiamo vedere per avere un'idea di come sarebbe se l'avessimo acquistata, per averla sempre fissa. Sapete quanto costa questa immagine? Costa 20 euro un'immagine. Ovviamente è relativa ad un'opera che è stata realizzata, però non è l'opera, quindi mi sto pagando un'immagine, vedete, acquista 19,99. quindi qualora io volessi cambiare le immagini, vedete, posso scegliere tra tante altre immagini, queste sono tutte opere che sono state realizzate, e tutte costano 19,99. questa cosa qui i furbetti di Samsung non te la dicono, così come non dicono che la famosa cornice intercambiabile, che è davvero una scelta interessante e innovativa, non te la danno. Quindi questa che vedete è la cornice, il bordo classico della TV, sulla quale poi potrete applicare la cornice acquistata separatamente. Sapete quanto costa la cornice? Circa 100 euro, se non anche di più. Ah, alla faccia del bicarbonato di sodio! Quindi io penso poi che
prenderò le misure, andrò dal falegname e me la farò fare con tutti i 20 euro e la dipingo come preferisco, con una bomboletta o come, non lo so, ritroverò una soluzione. Sicuramente questo è un TV che esprime il massimo del potenziale a peso e quindi questo andrà a peso, si farà spazio tra i quadri e quindi prossimamente lo appenderò. Quindi se volete vedere poi il risultato finale lo potrete vedere sul mio canale di Instagram Fasi Channel, o comunque vi lascio il link in descrizione così mi potrete seguire anche là e vedere quello che poi sarà il risultato finale. Oltre ovviamente ad poterla acquistare, possiamo vedere delle maggiori informazioni in merito alle opere, opere correlate, ce ne sono davvero tante. È pur vero che c'è la possibilità comunque di scaricare delle immagini su una pendrive o magari delle fotografie più particolari ben fatte, magari sviluppate in RAW, magari fatte con una macchina fotografica seria, e quindi poterne apprezzare tutti i particolari e utilizzare quindi la cornice anche, cioè utilizzare il TV anche come se fosse un, oltre che un quadro, anche una cornice, quindi magari con le nostre foto, se abbiamo foto di viaggi, foto particolari, foto della famiglia ben fatte, le possiamo esporre e la possiamo sempre cambiare. Ragazzi, in conclusione, questo TV in principio costava sui più di 1000 euro. Adesso, grazie a un'offerta trovata su Amazon, che io ho condiviso nel mio canale Telegram Fasi Channel Offerte, dove pubblico giornalmente delle offerte, coupon e sconti che metto a disposizione anche per tutte le persone che mi seguono, l'abbiamo pagata circa 500 euro. Sicuramente a 500 euro è un acquisto fattibile, però la cosa che mi fa un po' storcere il naso è che non è tanto chiaro la modalità con cui funziona o con cui è possibile sfruttare al massimo le potenziali di questo TV. Quindi a chi è rivolto questo prodotto? È rivolto a chi ha necessità di avere un TV che sia meno appariscente, più integrato magari con l'ambiente, più incline all'arredo e al design piuttosto che alle specifiche tecniche. Tuttavia comunque è sicuramente un buon TV ed è un acquisto fattibile adesso che è arrivato come prezzo a 500 euro. Sicuramente 1000 euro non penso ne valga la pena più di tanto spenderli, cioè con 1000 euro prendiamo già un prodotto superiore, e qui soprattutto con delle offerte che ci sono adesso in questo periodo, visto che il costo dei TV è sicuramente molto sceso rispetto a prima. Adesso si compra un 60 pollici, un 55 pollici con 800-900 euro ve lo portate a casa. Ovviamente cambieranno sempre le specifiche tecniche, quindi dipende sempre da quello che voi volete da un prodotto. Questo sicuramente, come vi ho detto, è un ottimo TV, però mi infastidisce un po' che non siano stati tanto chiari in merito al fatto della cornice, alla questione dei quadri da acquistare oppure questo abbonamento da pagare, e quindi sono tutte cose che in maniera un po' subdola purtroppo Samsung ha implementato, cosa che non mi sarei aspettato da questo brand, che comunque è sempre stato tra virgolette onesto nei confronti del proprio utente finale. Io sono un amante di Samsung, cioè Samsung di qualsiasi cosa, di qualsiasi tipo di elettrodomestico, è del mio brand preferito, però questa cosa qua è un po' in stile Apple, non me ne vogliano i melafoniani, però non l'ho gradita molto. Quindi io vi lascio il link in descrizione qualora questo TV vi dovesse interessare. Ho visto da qualche parte che c'è anche addirittura il treppiedi per poterlo posizionare da terra, ed è anche interessante come soluzione, però il treppiedi costa sui 500 euro. E io vado! Quindi magari ve lo fate fare dal falegname e fate prima, con tutti i 10 euro risolvete il problema. Comunque, io vi ringrazio per aver visto anche questo video. Mi dispiace che non ho potuto farvelo vedere in questo filmato appeso, ma come detto risolverò con Instagram. Quindi noi ci vediamo presto, e iscrivetevi al canale se non l'avete fatto ancora, lasciatemi un like o magari un commento, ditemi il vostro pensiero, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!